Ciao a tutti! Oggi prepareremo i bocconcini di pollo piccanti con riso basmati. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per il riso, acqua calda, sale, olio evo e riso basmati. Per il pollo, bocconcini di pollo, salsa di soia, olio evo, aglio, cipolla, semi di finocchio, chiodi di garofano, cannella, anice stellato, curry, peperoncino piccante, zucchero e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il riso. Mettere nel boccale l'acqua calda. Il sale. Posizionare il cestello con il riso basmati. Mescolare con la spatola. Chiudere con il coperchio e cuocere per 18 minuti, 100 gradi, velocità 2. Il riso è cotto, trasferire in una ciotola capiente, irrorare con un filo d'olio e tenere in caldo e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere la cipolla, l'aglio senza anima e il peperoncino. Ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti. 120 gradi. Velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'anice stellato, i chiodi di garofano, il curry, la cannella e i semi di finocchio. Ed azionare il bimby per 6 minuti, 100 gradi. Velocità 1. Nel frattempo infarinare i bocconcini di pollo. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere il pollo. La salsa di soia. Lo zucchero e l'acqua. Ed azionare il bimby per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il pollo è pronto. Togliere dal boccale il pollo, filtrare il liquido di cottura, irrorare il pollo con il liquido di cottura e servire con il riso basmati. Bocconcini di pollo piccante con riso basmati. Grazie e alla prossima ricetta.